quel boato in una semplice serata, il tuo sorriso appeso in un angolo della stanza. Avevo freddo e nei tuoi occhi la paura di chi... Vita nella polvere, il titolo della canzone composta da Gaia Bianco e Marco Petrillo e dedicata alle vittime del terremoto in Irpinia del 23 novembre del 1980. Scrivere della tragedia che 40 anni fa ha sconvolto la nostra terra mi ha emozionato fino a farmi avvertire l'intensità e il dolore di quei momenti, commenta Gaia. Vita nella polvere è anche un inno alla speranza e alla rinascita, soprattutto in questo periodo reso difficile e complicato dalla pandemia. Per me è stata una vera e propria emozione, innanzitutto scrivere, immedesimarmi in quella che è stata la tragedia, e poi soprattutto il terzo step è stato quello di andare lì proprio sul posto e di immaginare le voci, le grida delle persone. È stata una brutta esperienza, ma molto significativa per me. Non è stato molto facile, però per me ricordare e cercare comunque di dare speranza alle nuove generazioni per qualcosa che appunto, come sia un terremoto, come sia qualsiasi altra situazione, è molto, ma molto, davvero molto importante ricordare per poter andare avanti e quindi per trovare un modo, una via d'uscita in qualsiasi situazione essa sia. Ti è stato vicino per comporre, per cantare questo brano? Allora, innanzitutto devo ringraziare Marco Petrillo, che è stato quello che ha ideato questo progetto e che appunto mi ha messo la pulce nell'orecchio e che mi ha aiutata molto. E poi devo ringraziare la mia famiglia e soprattutto i miei nonni, che sono stati una fonte di ispirazione. A chi dedichi questo brano? Dedico a tutti i parenti delle vittime, in particolar modo alle vittime e soprattutto alle generazioni future. Questo è un grandissimo messaggio che devono saper cogliere al volo, perché in primis l'ho colto io.